Poi questa è una tecnica
forma e soprattutto sul corpo femminile. Sulla forma. Tant'è che cosa risalta in queste opere? Le forme, i colori, le espressioni comunque, e un'atmosfera molto viva, molto accesa, perché i suoi colori più delle volte sono appunto tra i colori primari, quindi rossi, blu e gialli, e sono di forte impatto, insomma, emotivo ma anche sensuale. Questa mostra l'abbiamo voluta intitolare Forma, luce e colore. Perché? Perché come vedete i due artisti sono molto diversi l'una dall'altra, e che cosa però le accomuna? Il senso della forma, perché in Maria queste sue imbarcazioni, questi suoi velieri hanno delle forme molto nette, quasi geometriche, quasi astratte in un certo senso, e in Giuseppe le sue forme, che sono forme femminili, però hanno dei profili marcati che si contrastano con lo sfondo. Altra parola del titolo, luce. Luce perché in questi quadri, guardandoli, o c'è una luna che illumina la notte, o c'è questa tavolozza accesa, vivace, dove c'è sempre una luce, generalmente nel centro del dipinto. In Giuseppe la luce è data da questi forti contrasti che crea luce e ombra, chiaro e scuro, e quindi una luce anche di primo piano e sfondo del caffè. E il colore, come abbiamo già detto, nei quadri di Maria è impossibile non notare la tavolozza cromatica accesa e ricca, si passa dai gialli, ai rossi, ai blu, a questi colori più chiari, e Giuseppe il colore guardando proprio lo si nota, insomma ci sono dei forti contrasti, colori primari ma non solo, e grande atmosfera, e quindi la mostra abbiamo voluto intitolarla in questo modo. A questo punto io lascerei un attimo la parola a Maria, perché mi piacerebbe che sentieri. Allora, io direi del dialogo, comunicazione e dialogo e metafisica. Perché dialogo e metafisica? Perché lui è, diciamo, al suo modo metafisico, nel senso che è ermetico, quindi non è molto comunicativo, tanto che io sono il suo portavoce, mi hai letto il suo portavoce, mentre io, diciamo, così volendo metterlo proprio sul piano del vissuto quotidiano come artisti in famiglia, mentre la mia pittura, oltre che io sono una persona molto comunicativa, anche la mia pittura vuole comunicare, e spesso in alcune opere che non sono qui, ma sono dei cicli sui quali sto lavorando, un ciclo che poi avremo modo di presentare prossimamente, hanno proprio un messaggio anche scritto, inciso, che io voglio passare all'interlocutore, perché la mostra è un momento di incontro tra l'artista e il fruitore, e quindi spesso, sempre, nelle nostre mostre, nelle mie mostre, c'è questa comunicazione, questo momento di emotività che fa passare o da un soggetto, che può essere una donna rivolta con le spalle e che va, o un veliero che rappresenta un attimo, un momento fermo, lì, che ti fa pensare, ma dove vai? È calmo questo mare o è inquieto? E ci traghetta in un altrove che la nostra anima deve indagare. Quindi questo mio indagare, questo mio traghettare i sentimenti nel mare dei miei velieri, poi conduce anche ad un approdo, e l'approdo è quello con l'altro, con voi, con chi mi è di fronte, che mi rimanda delle emozioni che non conosco, e che a volte anche figure intere, sottese o appena accennate, che si manifestano nelle stesse opere e che io non vedo, ma che l'altro, appunto il mio interlocutore, colui che io ricerco,
in questo traghettare i mali, mi rimandano. E in quel momento c'è una vibrazione, come un battito d'aria, che annulla la distanza del momento in cui l'opera è stata generata e del momento in cui essa stessa si rigenera attraverso lo sguardo dell'altro. Ed è questa emozione, questo vibrare, che mi induce dopo il lavoro, fino a notte, anzi all'alba, a superare le barriere del sonno e della stanchezza, perché quel momento del vibrare, di quel battito d'aria, di quell'emozione impalpabile tra me e lo sguardo e l'anima di chi di fronte a me ha vissuto quell'emozione, anche se io non ci sono, anche se io in quel momento sono distante, mi tiene sveglia e mi genera quella forza, quell'energia insondabile che neanche io riesco a comprendere, perché lavorare, lo sappiamo, quanto possa stancare. L'altro invece è un momento generativo, quindi richiede veramente una grande armonia, almeno per me. La mia arte non nasce dal dilemma, forse c'è anche sicuramente nella mia anima, però devo stare al massimo della mia concentrazione per traghettare i miei mali. E quindi accompagno anche in questo l'altro. Quindi questa forza, questo vibrare che mi conduce nella mia arte e che mi fa superare la stanchezza, le lotte costanti del giorno, per inoltrarlo poi dal pomeriggio inoltrato fino al mattino nei miei colori. E chiaramente devo ringraziare mio marito, perché lui poi il mio timone, io la vedo, e lui il mio timone, il mio motore, il mio muove, perché senza di lui questo potermi concentrare dopo una certa ora non mi sarebbe possibile. Invece insieme, uniti, seppure in opere diverse, ma che dialogano, perché è proprio nell'arte generante, la sua arte genera la mia genera la sua, le milioni di mostre infinite che io vedo, di tutti, nessuno escluso, generano emozioni e quindi tutto si mescola. Soprattutto i grandi, come dice Sgarbi nel catalogo che vi invito, perché lui ha presentato nel 2016, dove dice che la conserva ha posto una relazione tra il proprio io e la storia dell'arte, tra Cézanne e altri artisti della storia dell'arte. Infatti la mia anima proprio si è compenetrata con loro, con lo stesso Mantegna, fino a entrare nel vibrato delle loro opere e di lavorarlo. Quindi questo è il dialogo che ci unisce in questa commistione di arti diverse, ma di comunione di intenti e di vibrazioni che poi ci portano ad essere qui e a muoverci dalla lontana Puglia per essere qui, essere in Spagna. Siamo stati al Museo Figurativo di Arti Figurative, presentate dal direttore del museo, che ha arrangiato le nostre opere, ma anche a Lugano e tutti gli altri posti che con grande, ecco, ogni barriera deve superare, perché l'arte deve essere superare una barriera e incontrare tanti altri diversi da noi per farli noi. Se ci avviciniamo a queste due immagini, queste due immagini derivano da un qualcosa che io e mia moglie abbiamo visto in una serata di giugno di qualche anno fa, lungo un piccolo ruscello, una serata bella fresca, molto piacevole, e c'erano intorno a questo ruscello delle lucciole che si accendevano e si spegnevano, no? E quindi emettevano questa loro luce nel tentativo di comunicare tra loro, perché le lucciole comunicano in questa maniera, così come comunicano in questa maniera alcuni animali che vivono nei mari e a grandi profondità dove la luce del sole non arriva, e quindi praticamente è stato sviluppato da questi
esseri marini è una modalità per comunicare. Ed è una modalità che si chiama bioluminescenza. Alcuni batteri che vivono in simbiosi con questi pesci producono una luce che è diversa da tutti gli altri animali che vivono a quelle profondità. C'è una frequenza luminosa, una intermittenza luminosa che praticamente fa capire agli altri individui della stessa specie che là vicino c'è un scumolo simile, che loro non avvertirebbero, non vedrebbero. Allora io ho tentato, grazie a questa idea che mi è venuta dalla natura, perché la natura spesso è molto più avanti di noi, di tentare di produrre delle immagini che sembrano emettere luce. E questo è praticamente un tentativo di comunicazione con gli altri esseri che emettono questa luce, che altro non è che una trasformazione in immagine dei pensieri del nostro vissuto, del nostro fare, del nostro operare, della nostra vita. Quindi noi siamo sempre attratti da qualcuno che ragiona come noi, pensa come noi, fa le stesse cose che facciamo noi. Questo è il modo per queste persone di mettersi in luce nel tentativo di accomunare, interessare le persone che ragionano e che cercano queste cose, queste idee, questi modi di ragionare, questi modi di fare. Questo è praticamente uno dei versanti che poi possiamo trovare anche qui. Queste immagini sembrano anche loro emettere una luce e non si sa se questa immagine si sta spegnendo o accendendo. Per me si sta accendendo, perché ogni luce tenta un approccio all'altro. Ogni riflesso tenta di agganciare una persona che c'è sì. Poi c'è un'altra tematica che ha a che fare con il tempo e che io ho voluto individuare in quest'opera. Quest'opera è un'opera molto particolare perché intitolato al fondo Il Tempo, altro non è che un tentativo di far vedere che il tempo eterno non fa altro che guardare una realtà dell'uomo che gioca una partita a scacchi che comunque ha una fine e un inizio, mentre il tempo è lì che ci osserva. E poi questo tempo non fa altro che scomporre e ricomporre le cose, i pensieri, ma anche le strutture materiali. Poi, tecnicamente parlando, vorrei far notare che questa immagine è metà a colori, è metà come se fosse dipinta in bianco e nero, quindi questa parte è tutta in bianco e nero, verso il nero c'è questo, questa parte, mentre il resto è a colori, così come ci sono delle parti in bianco e nero qui, e mentre poi ci sono delle parti a colori. Quindi questa immagine è metà in bianco e nero, metà è a colore, da una parte si scompone e da un'altra parte si ricompone, quindi è il tempo che passa, che scompone, ricompone, e il tempo eterno che ci serve. Questo è un bel messaggio. Certo. Grazie.